All'inizio di questa sezione del nostro corso è importante premettere alcune sottolineature. La prima riguarda l'importanza dei sistemi simbolici. I sistemi simbolici sono la struttura di autodefinizione e autorappresentazione della cultura e della società tardo-antica. Il secondo elemento che mi preme evidenziarvi è che i simboli migrano da un sistema all'altro. Sono certamente di lunghissima durata, ma hanno il loro significato definibile solo all'interno del singolo sistema. Farò subito un esempio che avrà motivo di ritornare a più riprese nel nostro discorso. Questo esempio è l'esempio del drago-serpente, che ha valenze anche positive nelle culture antiche, e non mi riferisco ovviamente soltanto alle culture del bacino mediterraneo. Mi preme ricordarvi l'importanza, per esempio, del simbolo drago nelle culture dell'Estremo Oriente. Queste valenze sono in molta parte positive. Non solo il drago, l'animale al limite tra il fiabesco e il mitologico e il fisiologico, cioè il reale, ma anche il serpente ha valenze positive, può avere valenze positive nelle culture antiche. Pensate alla valenza positiva, iatrica, curativa, annessa al simbolo serpente, alla presenza del serpente nei culti di Igea o di Asclepio. Ma la formazione e il prevalere dei sistemi simbolici propriamente cristiani hanno azzerato le valenze positive del serpente, proiettando sul serpente tutta la negatività che il simbolo ha nel testo sacro a partire dal capitolo terzo della Genesi. Il serpente tentatore, origine delle sventure della stirpe degli uomini. L'altra premessa che mi sembra indispensabile fare, sono tutti discorsi che si rincorrono abbastanza nell'ambito di queste lezioni, sono parole che riecheggiano all'interno di questa presentazione che stiamo conducendo insieme. Dicevo, l'altro elemento che mi sembra opportuno sottolineare, anzi necessario, è quello della importanza che il mondo biblico, il linguaggio della Bibbia e il sistema simbolico della Bibbia ha per la costruzione dei sistemi simbolici cristiani. Non esiste, cioè, l'abbiamo detto, forse lo diremo certamente ancora, non esiste nessuna pagina cristiana di un testo cristiano di qualsiasi argomento che non possa e non debba essere letta attraverso la filigrana di un linguaggio che è un linguaggio ereditato dalla Sacra Scrittura, dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Queste premesse mi sembrano particolarmente indispensabili nel momento in cui cominciamo ad affrontare il tema della società cristianizzata, e l'affrontiamo a partire dal suo vertice, quello che ne è il vertice gerarchico, secondo quella che è la costruzione della società antica e tardo-antica, cioè la regalità. Una regalità della quale noi non diremo che cosa, come sia stata concepita prima dell'avvento dell'impero cristiano, prima del IV secolo, perché altri vi avrà probabilmente parlato di questo, ma che prenderemo in considerazione a partire dall'età costantiniana. Abbiamo già detto il significato che noi dobbiamo attribuire al termine di svolta costantiniana. Oggi parliamo dell'imperatore in questa lezione e in quella che seguirà, parliamo dell'imperatore cristiano,
cioè come la regalità tradizionale, l'imperatore dei Romani, viene trasformato, riplasmato, stilizzato dalle fonti cristiane che ci presentano un imperatore che è l'imperatore cristiano. E prescindiamo, dicendo questo, dalla realtà, dalla misura della realtà, della profondità del cristianesimo, dell'adesione al cristianesimo di un Costantino. È un problema che lo storico non può affrontare se non in termini molto ristretti. Al contrario, lo storico ha il dovere di chiedersi come sia stata costruita l'immagine dell'imperatore cristiano, a partire da quali elementi, ad opera di quali personalità del mondo tardo-antico e con quali effetti sulla società nei secoli a venire. Costantino è non soltanto colui che ha dato libertà al cristianesimo, è anche colui che viene presentato dalle fonti come il primo imperatore che ha storicamente aderito alla fede cristiana. Protettore della Chiesa, protettore del cristianesimo, lo abbiamo già detto, ma lui stesso cristiano. Questo è l'elemento del quale ci occuperemo in questa lezione e in quella che segue, perché è l'elemento destinato a ricadere appunto sul modello di regalità all'interno di una società che si verrà sempre più profondamente o largamente cristianizzando nei secoli successivi. L'operazione fondamentale di stilizzazione dell'imperatore cristiano, dell'imperatore in senso cristiano, viene compiuta per Costantino da una personalità della cultura cristiana della fine del terzo e del primo quarantennio del IV secolo, personaggio a vario titolo dell'entourage di Costantino stesso, che è Eusebio, vescovo di Cesarea, l'autore della storia ecclesiastica, l'autore della vita di Costantino, oggi filologicamente e storicamente siamo certi che così è, che Eusebio è effettivamente l'autore della vita di Costantino, oltre che di elogi di Costantino e di tutta una serie di opere teologiche o esegetiche, delle quali in questa sede non ci occupiamo. Importante è invece la presentazione che viene fatta di Costantino da Eusebio nella vita appunto dedicata, nella biografia da lui stesa dell'imperatore. Sono importanti gli elementi che vengono evidenziati. Partiamo da questa immagine che è l'immagine che abbiamo già considerato quando si è parlato dei più antichi concili ecumenici della Chiesa, quelli che scorrono fra IV e V secolo, e di come la figura dell'imperatore cristiano che presiede il concilio diventi poi uno stereotipo iconografico. I padri conciliari sono in questa immagine radunati intorno all'imperatore cristiano. In realtà il punto di partenza del nostro discorso è più antico di questa immagine stessa. Possiamo partire da questa immagine monetale che ci mostra una duplice rappresentazione di Costantino, con due diversi tipi di insegne. Sono nella immagine di sinistra, nella immagine di destra è l'immagine tradizionale dell'imperatore. Nella immagine di sinistra, Costantino porta i segni dei raggi solari che gli circondano il capo. L'immagine dei raggi solari, connessi con i culti solari, dei quali Costantino stesso, il culto solare per eccellenza, del quale Costantino stesso fu seguace e sostenitore nella prima parte del suo governo,
l'immagine che avete visto risale ai primi anni delle monetazioni di Costantino. L'immagine, dicevo, di Costantino col capo radiato non si comprenderebbe se non la si inserisse in una lunga tradizione che ci è familiare. La tradizione risale fino all'immagine che doveva essere, alla grande statua che doveva essere affiancata al Colosseo, quello che noi chiamiamo oggi il Colosseo. Ma in realtà dunque si tratta di una immagine, per quanto riguarda l'iconografia imperiale, che noi abbiamo motivo di ritrovare bene al di là del Costantino che sta per farsi imperatore cristiano. In la cerniera mi sembra rappresentata da questo mosaico ritrovato in quella che tradizionalmente si chiama la tomba dei Giuli, è stata individuata come la tomba dei Giuli, e che si trova sotto le opere costantiniane per l'edificazione della Basilica Vaticana. Siamo cioè nella necropoli vaticana prima della costruzione della Basilica Costantiniana del IV secolo. Siamo dunque prima del 330. Immagine musiva è in parte mutila, due dei cavalli della quadriga sono caduti, ma quello che leggiamo è sufficiente. La rappresentazione, ripeto, la rappresentazione che viene fatta risalire ad anni antecedenti, il 330, è del Cristo col capo radiato, cioè il Cristo Sole. Questo è un elemento fondamentale perché da un lato ci consente di apprezzare la larga diffusione di questa simbologia, dall'altro ci consente di riconoscere il passaggio da Costantino imperatore non ancora ufficialmente cristiano, anche se oramai largamente aperto verso il cristianesimo, almeno sotto il profilo politico, non parlo del profilo religioso personale di Costantino. Dall'altro ci consente questo tipo di immagine, questa immagine ci consente di riconoscere una delle strade per le quali tutto un patrimonio simbolico tradizionale, ormai tradizionale, tradizionale per il mondo dell'imperatore romano, almeno a partire da Aureliano, un patrimonio, dicevo, tradizionale per la ideologia imperiale, può assumere un segno cristiano. L'assume passando attraverso l'idea che il sole di giustizia, il vero sole invictus, che il testo biblico chiama sole di giustizia, lo chiama nelle parole del profeta Malachia, sole di giustizia, dicevo, il vero sole è il Cristo. È un ricco patrimonio di tradizioni, di simboli, che è stato questo patrimonio particolarmente bene indagato da un grande studioso di iconografia e di ideologia tardo antica e alto medievale, che fu Ernest Kantorowicz. E a lui, al Kantorowicz, noi dobbiamo la ricchezza delle indagini di un saggio che si intitola Oriens Augusti. Il tema del manifestarsi dell'Augusto come sole, capace di illuminare, in qualche modo di fecondare, certamente di condurre a buon fine il mondo che gli è affidato, la società che gli è affidata, è il tema del Cristo, dell'Augusto sole, stinge sull'imperatore quando l'imperatore diventa aperto al cristianesimo. L'autentico sole non è più l'imperatore terreno, l'autentico sole è adesso il Cristo, il sole di giustizia. Ma l'imperatore terreno in qualche modo sulla terra lo rappresenta e ne riflette i raggi, riceve i raggi del Cristo sole e li riflette sul suo popolo. È un tema che noi troviamo
affrontato ed esplicitato con sufficiente chiarezza proprio nella vita di Costantino di Eusebio di Cesarea, di cui lasciatemi leggere un breve passo. Siamo al libro primo, al capitolo 43. Come il sole che sorge, la traduzione è del Tartaglia, l'edizione in traduzione italiana, Luigi Tartaglia, l'edizione in traduzione italiana, è stata curata a Napoli nel 1984 per le edizioni d'Auria. Temo purtroppo si tratti di un testo esaurito, ma editorialmente esaurito, e la traduzione conserva oggi ancora, a distanza di 16 anni, tutto il suo valore. Come il sole che sorge sulla terra e dona copiosamente a tutti gli uomini lo splendore della sua luce, così anche Costantino, quasi levandosi in perfetta sincronia con l'astro celeste, al sorgere del sole appariva davanti al palazzo imperiale e illuminava con i raggi splendenti della sua virtù e probità. Sono le parole che ci traslano all'ambito cristiano. Il sole non viene dall'imperatore in quanto imperatore, ma viene da lui in quanto imperatore virtuoso. Lasciatemi però aprire una parentesi. L'imperatore è virtuoso per definizione, per natura, anche al di là delle risultanze storiche. Questo è un dato costante dell'ideologia tardo antica e medievale. Dunque illuminava con i raggi splendenti della sua virtù e probità tutti coloro che si presentavano al suo cospetto. Dunque vedete, il sole, ma il sole terreno, il sole che noi vediamo risplendere, che ci illumina, non è altro a sua volta che un'immagine, che un simbolo. È il simbolo del sole vero, che è Cristo, il sole di giustizia. Il sole illumina il volto di Costantino che si affaccia alla loggia del Palazzo Imperiale, davanti al Palazzo Imperiale. Ma Costantino stesso riverbera i raggi del sole di giustizia, che è Cristo, dell'imperatore celeste, che è di cui lui, imperatore terreno, è la corrispondenza gerarchica e perfetta. Costantino illumina il mondo circostante. I raggi della sua luce sono i raggi della guida del pastore di popoli virtuoso e probo. Costantino non si limita a questo. Costantino è a sua volta maestro. Un altro passo della vita, verso la fine della vita, il capitolo quarto al paragrafo 29, il libro quarto al capitolo 29, ci mostra Costantino in atto di meditare profondamente durante la notte le scritture. Era sua abitudine trascorrere notti insonni per arricchire il proprio pensiero mediante la riflessione sulle sacre scritture. Dunque, quello che diremo più oltre del monaco in costante rapporto con la meditazione della scrittura, lo vediamo già qui applicato all'imperatore cristiano. Il progetto ci sembra, insomma, globalmente, cercheremo di evidenziarlo nei nostri discorsi da ora al termine di questa sezione delle lezioni, il progetto ci sembra quello di una umanità rinnovata in cui il contatto avviene con Dio per tramiti diversi, che sono prima di tutto la scrittura. Ma non solo la scrittura, i tramiti possono essere anche quelli della visione diretta, una visione diretta di cui l'imperatore cristiano ha in un certo senso il privilegio, perché Costantino, come viene detto dallo stesso Eusebio, ancora da Eusebio di Cesarea, nell'elogio per il trentennale di governo di Costantino, la ricorrenza del trentennale di governo, Costantino è stato gratificato di molte visioni dal Logos divino.
Dunque la riflessione sulle scritture. E poi lui stesso diramava le convocazioni per le grandi riunioni in cui si dovevano rendere pubbliche le grandi decisioni che riguardavano la vita morale del popolo. E una folla immensa si affrettava ad accorrere per udire l'imperatore filosofo. Filosofo non certo nel senso antico, tradizionale, classico, filosofo nel senso del depositario di una sapienza che viene da Dio. Quella sapienza che si chiama Sofia, appunto, e che è proprietà prima, qualità prima di Dio stesso. È quella a cui l'imperatore Giustiniano dedicherà la Chiesa, appunto, della Divina Sapienza, della Santa Sofia. Del resto, per l'imperatore Giustiniano verrà usato nel VI secolo, nella scheda che gli viene diretta probabilmente da un diacono della grande chiesa, cioè di Santa Sofia, di nome Agapeto, una serie di capitoli morali, allo stesso Giustiniano in questa sede verrà ricordato che il suo compito e il suo dovere è quello di riflettere i raggi di Dio, del regno di Dio, esattamente come nel passo del capitolo primo, del libro primo, scusate, capitolo 43 della vita di Costantino, che abbiamo appena visto pochi minuti fa. Nella cristianizzazione di Costantino entrano certamente, nella presentazione cristiana di Costantino, entrano certamente dei modelli biblici. Abbiamo detto come l'immaginario della Bibbia e i sistemi simbolici della Bibbia siano per noi strumento di lettura, elemento costitutivo dei sistemi simbolici cristiani, del tardo antico cristiano, e chiave di lettura di ogni nostro discorso. E per Costantino il richiamo biblico era tutto sommato abbastanza facile. È quello che viene evocato da Eusebio di Cesarea al libro primo, al capitolo 38. È la battaglia del Ponte Milvio, dei Saxa Rubra. Nello stesso modo, naturalmente ne leggo un passo brevissimo, sempre nella traduzione del Tartaglia, nello stesso modo in cui al tempo di Mosè e del pio popolo ebraico travolse in mare i carri del faraone insieme con il suo esercito e sommerse nel Mar Rosso il fiore dei suoi cavalieri che lo scortavano, così anche Massenzio e gli Oplichi e i Doriferi della sua scorta sparirono nelle profondità dei gorghi come fossero pietra, allorché, volgendo le spalle alla forza divina che assisteva Costantino, attraversò il fiume che gli si parava davanti. Dunque, in Costantino, Eusebio di Cesarea addita un nuovo Mosè e di Mosè attribuirà a Costantino l'epiteto con cui Mosè era stato chiamato dalle fonti più antiche anche tardo-giudaiche, come Filone di Alessandria, il filosofo ed esegeta vissuto tra la fine del primo secolo avanti e la prima metà del primo secolo dopo Cristo, il quale aveva ricordato per Mosè che Mosè era stato servo di Dio, ministro di Dio, interprete di Dio. La parola che indica il servizio prestato da Mosè a Dio è terapon. Ebbene, questa parola è la parola, è l'epiteto che non ha fortuna al di fuori, appunto, del rapporto Mosè-Dio e viene applicata invece direttamente da Eusebio di Cesarea a Costantino nel rapporto con Dio. Costantino dunque, come viene detto ripetutamente in questa sua vita scritta da Eusebio, è il nuovo Mosè, che significa molte cose, perché Mosè nella tradizione della riflessione sull'Antico Testamento, Mosè è re, profeta e sacerdote.
E dunque, tale, in definitiva, viene significato essere anche l'ormai cristiano Costantino, o comunque un Costantino che si prepara a diventare cristiano. Di questa sua cristianizzazione, l'abbiamo già detto prima, elemento fondamentale sono le visioni, cioè il rapporto diretto con Dio, che Costantino, così come Mosè, ha. Mosè ha ricevuto la visione di Dio ripetutamente, è stato depositario della parola diretta con Dio, in qualche misura ha potuto guardare Dio faccia a faccia, ha potuto pregare per il suo popolo, intercedere per il suo popolo dopo il peccato di idolatria del vitello d'oro. Ebbene, Costantino in qualche misura è colui che, grazie alle visioni che gli sono date, ha rapporto diretto col Logos divino e parla con Dio faccia a faccia. Questo modello, che è il modello del sovrano vittorioso, che è il modello del sovrano difensore della verità, che è il modello del sovrano perfetta immagine di Dio, cioè perfetta corrispondenza di Dio al regno dei cieli, corrisponde perfettamente questo regno terreno che è retto dall'imperatore che è santo per definizione. Questo modello, dicevamo, stinge sulla regalità cristiana successiva. È un modello costruito nel tardo antico, costruito nel IV secolo, stinge sui successori di Costantino, ne abbiamo tutta una serie di testimonianze che riguardano anche personalità scialbe storicamente, come quel Valentiniano II, figlio del secondo matrimonio di Valentiniano I, morto giovinetto, ucciso all'inizio degli anni 90 del IV secolo, forse suicida, forse ucciso in una congiura di palazzo, nell'elogio che tesse di lui, elogio funebre, che tesse di lui il grande vescovo Ambrogio, del quale già abbiamo molto parlato. Un Ambrogio che non ha ben poco da dire del giovane Valentiniano II, che non ha nemmeno avuto il tempo di compiere grandi atti. In questo elogio il giovane Valentiniano II è il nuovo Cristo. Qual è l'elemento che ci consente di esserne sicuri? Le parole che vengono usate da Ambrogio per indicare come suona il pianto del popolo cristiano, il pianto della Chiesa. Dov'è il mio giovane candido e vermiglio? Sono le parole della sposa del Cantico che attende il suo sposo, e lo sposo del Cantico dei Cantici è, nella interpretazione cristiana, unanimemente il Cristo. Dunque una complessa costruzione che si avvale di straordinari sistemi simbolici, ecco, e un segno, non simbolo soltanto, ma proprio anche segno nel senso della sua tangibilità, lo incontriamo qui ed è il segno famoso, quello in cui a Costantino viene promesso che vincerà. Questa che si vede è una delle immagini, una delle pochissime immagini pervenuteci che ci restituiscono una configurazione di questo trofeo di vittoria, di questo segno di vittoria. Davanti a me ho il paragrafo della vita di Costantino del libro primo, che precede immediatamente quello che abbiamo letto relativo al passaggio del Mar Rosso, a Mosè trionfatore sul faraone inghiottito dalle acque del Mar Rosso. Scelse dunque come suo Dio il Signore dell'universo e invocò Cristo come Salvatore e Soccorritore. Posa la testa degli opliti e dei dorifori della scorta il trofeo del suo Dio, che dà la vittoria, cioè il segno salvifico.
questo segno salvifico, comunque si configuri, doveva in qualche modo contenere una forma di croce. Sulla configurazione esatta ricerche sono state condotte con risultati tutto sommato non soddisfacenti. Ma questo segno salvifico diventa poi il segno sempre che caratterizza la capacità di vittoria dell'imperatore cristiano, gliela garantisce in qualche modo e pertanto è un segno di vittoria, un segno niceforo, ma è anche un segno regale, un segno imperiale. Dicevamo come la presentazione di Costantino, la stilizzazione, la costruzione del modello di imperatore cristiano, di sovrano cristiano, che viene portata avanti nel corso del IV secolo, questa stilizzazione poi stinga anche e sia di avvio per tutte le rappresentazioni dei sovrani dei secoli immediatamente successivi. Abbiamo citato Valentiniano II di Ambrogio, ma potremmo ugualmente ricordare come nuovo Costantino siano chiamati nel VI secolo il re dei Visigoti, re Caredo, colui che segna la conversione al cattolicesimo del suo popolo, dall'arianesimo tradizionale, in una fonte della metà del secolo VI e d'altra parte, della fine del secolo VI, perché siamo alla fine del secolo VI, la fonte è della fine del VI secolo, il personaggio è più antico, Clodoveo, il re dei Franchi, il capo delle tribù dei Franchi, che fu primo a convertirsi al cristianesimo direttamente dal paganesimo. Con Clodoveo siamo all'inizio del secolo, al passaggio fra la fine del V e l'inizio del VI secolo, con lo storico che ce lo presenta Sicut Novus Constantinus, sono le parole precise, cioè Gregorio di Tours, lo storico dei Franchi, siamo alla fine del VI secolo. Dicevamo della importanza dell'attenzione ai codici di comunicazione e al linguaggio. Il linguaggio, abbiamo detto, è quello nelle fonti cristiane, in larga misura echeggiante, tessuto di uno spessore biblico. Ma non è soltanto quello. L'altro punto è, a mio avviso, rappresentato dalla presenza fortissima, straordinariamente incisiva, delle tradizioni della vita sapiente e dell'alta ideologia politica tardo-antica nel modo di esprimersi figurale e letterario delle fonti cristiane tra IV e V secolo. L'immagine che noi vediamo a questo punto ci porta in questa direzione, ma è una direzione nella quale ci aveva già portato il discorso che abbiamo fatto poco fa. Le virtù di Costantino che illuminano come autentici raggi di sole, illuminano coloro che guardano l'imperatore come loro guida. Ha usato prima a un certo punto il termine di pastore di popoli. Desidero ricordarvi come sia un'espressione molto antica, un'espressione che risale alla fonte omerica, e che dunque investe il re di un'età molto arcaica. Il re è pastore del suo popolo e questo ci potrebbe consentire una piccola, solo apparente, divagazione. Tra i modelli della regalità cristiana, ma qualche secolo più tardi, a parte di Costantino, non con Costantino, annoverano in primo luogo la figura del biblico Davide. Davide è il re scelto da Adonai per essere
il progenitore di Cristo, nella unione tra antico, nella sequenza dall'Antico al Nuovo Testamento. Ed è colui che Adonai sceglie, colui che fa ungere per sostituire una regalità imperfetta come quella di Saul, scaduta e imperfetta come quella di Saul, e a cui manterrà la sua protezione nonostante tutto, nonostante Bezzabea, nonostante Assalonne, nonostante gli eccidi spaventosi, nonostante, e anzi, con la propiziazione delle danze sfrenate davanti all'arca, quelle che segnano il dissidio destinato a non concludersi mai tra Davide e Micol. Ora, Davide passa nella meditazione cristiana sulla regalità, ma è una meditazione, dicevo, di V, VI secolo e successivi, passa come il re cristiano, l'antecedente dei re cristiani, e come pastore di popolo. L'iconografia, soprattutto dei testi miniati, anche tardo antichi, di Davide, ce lo presenta in mezzo al suo gregge, che è un gregge molto vario, è il gregge del nuovo Adamo, è il popolo dell'Eden che si ritrova intorno a Davide, perché Davide non è soltanto storicamente l'antenato di Cristo, ma è la figura di Cristo, la prefigurazione di Cristo. Anche questo è un elemento che entrerà nella stilizzazione cristiana della regalità. Ma torniamo a questa immagine. Dicevamo, Costantino è il re virtuoso, l'imperatore virtuoso, le sue virtù, di cui ci sono dati lunghi elenchi. Sono le virtù, non sono virtù che nascono con il cristianesimo, sono le virtù che l'ideologia politica tardo antica, soprattutto ellenistica, attribuisce al sovrano. Gliele attribuisce come qualità necessarie. Se volete, il cristianesimo accentua una tra queste, che però è ben presente anche prima, cioè la filantropia, l'amore degli uomini. È un dovere istituzionale e naturale per il sovrano, per il re, anche per il re non cristiano, cioè la cura degli altri uomini. E il re cristiano, il sovrano cristiano, naturalmente deve praticare la filantropia sul modello e a imitazione perfetta del sovrano celeste che è Cristo. Ora, in questa immagine, che sembra non entrare nulla con la regalità, noi troviamo però un tema che è un tema che ci viene dalla ideologia politica tardo antica. Le figure che voi vedete qui, in questo che è un vetro dipinto in oro, così come in questi rilievi o graffiti, in questo caso, o in quest'altro testo che è abbastanza sviluppato e più maturo, iconograficamente più maturo, ma sono tutti testi tardo antichi, sono testi tutti che si collocano prima del VI secolo. In particolare questo è un testo antico, fa parte di una serie non numerosa, databili in parte la serie, non dico il pezzo specifico, tra la fine del III, certamente nel IV secolo. Ora, la figura di Pietro e Paolo affrontati, in qualche caso con le mani strette e in questo caso sormontati dalla figura di Cristo stesso, o comunque una figura della Curia Celestis, le figure di Paolo, di Pietro e di Paolo così posizionate riproducono sostanzialmente il grande tema che è annunciato anche dalle iscrizioni più o meno mutili, grande tema ideologico-politico della Concordia Augustorum. Cioè la grande operazione che noi troviamo compiuta dalla Chiesa, dagli uomini della Chiesa, dai Vescovi, nel tardo antico, tra IV e V secolo, è quella di traslare alcuni grandi nuclei del vivere civile nel mondo di una società che deve farsi cristiana, cioè assumere
concetti, lessico di un alto livello, alto sotto il profilo morale, di una alta moralità, di una alta sapienza, di un alto sistema di governo, perché ciò che è la nuova struttura cristiana si renda comprensibile non soltanto agli umili, agli schiavi a cui si vorrebbe avesse solo parlato il cristianesimo, ma anche ai nuovi, ai ceti dirigenti che specialmente in questo periodo, IV e V secolo, tentano, se sono ancora pagani, l'ultima loro riscossa, l'ultima loro difesa, l'ultima loro affermazione. Ma la vera affermazione di questi ceti dirigenti, come diremo nella lezione apposita, consiste nell'assumere lo schema completo del cristianesimo. E questa assunzione avviene attraverso l'acquisizione di questo patrimonio, che è un grande patrimonio ideologico, di cui la Concordia Augustorum, qui divenuta Concordia Apostolorum, rappresenta un esempio che io credo quanto mai opportuno citare in rapporto al discorso sulla costruzione del governo dell'impero cristiano.